Cari genitori, buongiorno, mi presento, sono la dottoressa Paola Martinelli, sono una psicologa e mi occupo di età evolutiva. Oggi vorrei condividere con voi 5 parole per aiutarvi nel vostro ruolo di genitori in questo particolare momento. La prima parola è condivisione. Sia voi genitori che i vostri figli vi trovate nella stessa situazione e questo vi può aiutare a comprendere meglio le loro emozioni, anche se dovete ricordarvi che ognuno è unico, che sia adulto o bambino, prova emozioni diverse e le manifesta in modo diverso. La seconda parola che vi lascio è comunicazione realistica. Dite la verità ai vostri bambini, non dite bugie perché loro colgono molto bene la vostra preoccupazione. È inutile dire che va tutto bene, se ne rendono conto che non è così. Spiegategli che cos'è il virus, utilizzate una metafora, trovatene una voi. Io ho trovato quella dell'aria, che è qualcosa che non si vede ma che si percepisce, soprattutto si percepiscono i suoi effetti, per esempio quando c'è un vento molto forte che spazza le foglie. E dopo aver spiegato il virus, date un messaggio positivo, che parte dalle azioni concrete che state facendo voi stando a casa, i bambini stando a casa, spiegategli che cosa sta facendo il comune, cosa sta facendo la protezione civile, i medici, gli infermieri, fino ad arrivare agli scienziati che in laboratorio ogni giorno stanno lavorando per trovare una cura. La terza parola che vi lascio è comprensione, comprensione di qualunque reazione emotiva abbia vostro figlio. Ha un'emozione molto forte di rabbia, di aggressività, piange disperato, ha paure che non aveva mai avuto prima. Accettatelo, accoglietelo, state anche in silenzio con lui e ditegli: ho capito che sei arrabbiato, che sei triste. Non abbiate fretta di dare soluzioni ai bambini. Successivamente, certo, potrete consigliare qualche strumento, il gioco, il disegno, far disegnare per esempio il corpo del bambino e fargli colorare le parti in cui sente delle sensazioni particolari lo può aiutare, perché ricordiamoci che il bambino utilizza il canale corporeo per esprimere le proprie emozioni molto di più che noi adulti. Quindi aiutate il bambino ad esprimere le emozioni anche attraverso il corpo e non abbiate paura delle sue reazioni. Anche il respiro può essere molto utile. Insegnate il bambino a inspirare come se stesse inspirando dentro tutte le cose che non gli piacciono in questo momento e attraverso un bel soffio di un leone o di qualcosa che gli piace, buttarle fuori tutte. Questo può anche essere un gioco che diventa un gioco di famiglia, poi da fare qualche minuto al giorno, quando il bambino è agitato, per esempio. Inoltre comprendete le vostre reazioni, comprendete che è un momento difficile anche per voi genitori e che va bene così. La quarta parola è ambiente sicuro. Fate in modo che il bambino percepisca che la casa sia un ambiente sicuro. E questo viene fatto attraverso una buona routine. Il bambino deve sapere che si alza, fa colazione, fa i compiti, gioca. È molto importante per lui. Sarebbe bello se riuscisse a trovare un'attività familiare da fare tutti insieme, cantare una canzone, leggere un libro, fare sport, alla stessa ora ogni giorno, in modo che il bambino abbia una sicurezza, una prevedibilità. E lasciate però che il bambino abbia anche un proprio spazio in cui possa giocare da solo, in cui si senta autonomo e senta di potercela fare da solo. È molto importante che il bambino non pensi che fuori c'è un mondo insicuro e pauroso, perché quando dovrà tornarci lo dovrà fare serenamente. L'ultima parola che vi lascio è responsabilità, e la lascio in particolare ai genitori di preadolescenti e adolescenti. Trattateli come degli adulti, da adulto a adulto, parlateli, condividete le vostre fatiche, non abbiate paura di pesare su di loro, perché in questo modo gli date responsabilità, li trattate da grandi. Parlateli di dolore e di morte, perché sono tematiche che affronteranno in adolescenza, e dategli responsabilità anche attraverso azioni concrete. Sono capaci di cucinare? Diamogli il compito settimanalmente di cucinare. Possono tagliare l'erba, possono tagliare i capelli, in base a quelle che sono le loro inclinazioni. Possono aiutare magari telefonicamente il nonno ad utilizzare il computer. E infine ricordate che per i ragazzi le relazioni con i pari sono importantissime. Quindi lasciate che vostro figlio abbia uno spazio in casa dove non essere ascoltato da voi genitori e dove possa condividere il suo mondo emotivo con i suoi coetanei.